Buongiorno, in questa guida, in questa videoguida, vedremo come utilizzare il software Cultura Capture per videoregistrare le nostre lezioni. Innanzitutto è importante dotarsi dello strumento, appunto, Cultura Capture. Per farlo è sufficiente loggarsi nella propria pagina e-learning e cliccare su My Media. My Media è sostanzialmente una cartella, una folder nella quale vengono raccolti tutti i video che voi caricate per poi pubblicare sulla pagina del vostro corso. In realtà, in questo caso solo per procurarsi il software, vi basta cliccare appunto su My Media, cliccare su Add New, Cultura Capture e ovviamente io in questo caso ho già il software installato, lo sto utilizzando proprio per registrare questo video, quindi in questo caso mi basterebbe cliccare su Open Cultura Capture. In realtà voglio mostrarvi come poterlo scaricare, quindi una volta cliccato su My Media e Add New e appunto Cultura Capture, qui abbiamo due link che ci permettono di scaricare il software in base alla nostra piattaforma, per Windows o per Mac. Quindi in base al vostro sistema operativo selezionate una di queste voci e la pagina scaricherà l'eseguibile, l'installer per voi. Installate il software e lo fate partire. Quando avete installato il software, al suo primo avvio avrete una schermata molto simile a questa. Quindi in questo pannello potrete gestire cosa volete registrare. Il bottone rosso fa partire la registrazione, ma prima è importante andare a effettuare alcuni setting. Quindi Screen ci permette di selezionare l'intero schermo, quindi con full screen, oppure possiamo selezionare semplicemente un'area del nostro schermo. Attraverso camera possiamo abilitare la registrazione anche della nostra persona, quindi nel momento in cui andremo a caricare il video sulle learning, gli studenti vedranno un doppio video affiancato in cui in una parte del video c'è la registrazione del vostro schermo e nell'altra c'è la registrazione del vostro viso mentre spiegate. E infine nel bottone audio potete selezionare da quale sorgente audio, quindi quale microfono, utilizzare per la registrazione. Solitamente queste due impostazioni su un computer portatile sono selezionate di default con il microfono di sistema e la webcam di sistema. Se avete altre periferiche esterne, vi consiglio di settare bene la sorgente di ingresso per il video e per l'audio. Quindi in questo caso dicevo che è esattamente l'impostazione che sto utilizzando io, ho un recording dell'intero screen. In realtà, per quanto riguarda le lezioni, io preferisco utilizzare la seconda impostazione, quindi Select Area. Cliccando su Select Area, quello che succede è che Cultura Capture vi propone una maschera che potete adattare al contenuto che volete registrare. Quindi, solitamente quello che si può fare è aprire PowerPoint, adattare la maschera al contenuto delle slide e poi partire con la registrazione. Quindi, nel momento in cui cliccate su Confirm, quindi la maschera, diciamo, va a registrare l'intera slide. Quello che poi succede è che Cultura fa partire la registrazione e semplicemente vi basta scorrere le slide con il puntatore e commentare oralmente il contenuto delle slide. In questo momento Cultura sta registrando un video per il quale la traccia video è il recording del vostro schermo o dell'area che avete selezionato, mentre la traccia audio è l'audio, appunto, il commento che voi state facendo. Quando avete terminato, vedrete che Cultura mantiene in basso nell'angolo a destra del vostro schermo un oggetto. Vi basterà cliccare sul bottone di stop per fermare la registrazione e quello che succederà è che avrete una schermata come questa. Automaticamente Cultura vi propone l'upload del vostro video. Dopo avergli dato un nome, potete fare upload. Nel momento in cui cliccate su upload, quindi quello che succede in base alla disponibilità della vostra connessione, è che poco dopo troverete il video caricato nella vostra sezione My Media. O meglio, prima del caricamento, il pannello Moodle vi chiederà di inserire una serie di informazioni come il titolo, la licenza di utilizzo del video. Una volta compilati questi campi, vi troverete il video in My Media. Quindi diciamo che la fase di upload da Cultura alle risorse della vostra pagina e learning è automatica. Per
Quindi una volta che avete fatto l'upload del vostro video, lo troverete in My Media e quindi diventa una risorsa disponibile per il vostro corso. Potete pubblicarla come abbiamo visto nell'altro video, quindi andando ad inserire all'interno di una sezione un oggetto di tipo My Media. Scusate, un oggetto di tipo cattura video resource. Quindi automaticamente cliccando qui, quello che succede è che mi viene proposta questa maschera su Add Media, altro non è che la lettura del repository dei video che io ho precaricato nella mia folder My Media.